Stiamo andando a Bazzano, che è il paese dove vorremmo che sorgesse la cittadella paralimpica in un primo momento. Dopo vorremmo che questa filosofia, questo modo di predisporre gli spazi fosse poi assunto da tutto il territorio per offrire all'Emilia e non solo un luogo bello per l'estate, per fare ritiri, per fare sport in un ambiente sano e soprattutto dedicato agli sport paralimpici che non hanno in questo momento particolari strutture a disposizione. Non sarà assolutamente un buco nell'acqua, perché comunque queste strutture non dovessero funzionare come noi prevediamo, saranno comunque utilizzate dal paese, dalle scuole e da tutto il contesto. Una cittadella paralimpica in mezzo a queste colline tra le valli del Parma e dell'Enza, nel cuore dell'Emilia. È una sfida in mezzo all'Appennino, quella di Bazzano, uno dei centri del comune di Neviano degli Arduini. Prima far nascere una palestra accessibile a tutti, poi diventare un polo di riferimento per gli sport adattati, quindi creare un paese totalmente senza barriere. È il contesto nel quale si inserisce che ci potrebbe far vincere la sfida, nel senso che questo è un territorio che è stato riconosciuto dall'UNESCO come MAB e quindi come una delle 600 aree del mondo nelle quali l'UNESCO ha individuato un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente che ha comportato un territorio sano, bello e a misura d'uomo. Non possiamo pensare di fare un progetto serio senza la competenza di chi ha queste nozioni. E allora ci siamo fatti appoggiare da queste associazioni e ANMIC in modo particolare sta coordinando un po' tutto quanto per darci supporto sia tecnico che anche pratico. Il sindaco Alessandro Garbasi insieme all'assessore Raffaella De Vincenzi ad accompagnarci e a spiegarci questo progetto ad ampio respiro. Con Disabili Senza Barriere ripartiamo allora dallo sport come motore di inclusione ma anche come mezzo di trasformazione di un intero territorio e non solo per quanto riguarda l'accessibilità. Bazzano ha delle caratteristiche ormai consolidate che sono per esempio la presenza di un'importante casa di riposo che quindi ha anche conformato un po' la mentalità e la cultura degli abitanti, perché l'abitudine a vedere appunto delle persone che hanno qualche disabilità che può essere aiutata per la sua vita quotidiana è una cosa che è entrata nelle corde degli abitanti del paese. E quindi ci sono anche tanti ragazzi che magari hanno studiato per fare fisioterapisti, per fare altri mestieri che possono essere utili a dare una mano a queste problematiche. Quindi Bazzano ha un substrato culturale e geografico che è fondamentale per far sì che questo progetto funzioni, perché è già pronto, è già preparato. In altre frazioni nostre invece sarebbe una novità ancora più impattante. Per farvi capire quanto è unico al momento questo progetto, provate a digitare palestra paralimpica su Google. La ricerca vi porterà solo a Bazzano. Siamo consapevoli che il nostro progetto in questo momento, visto che non ci sono tante altre alternative simili in Italia, può essere un progetto che funziona, ma siamo altrettanto consapevoli che fra qualche anno potrebbero esserci delle strutture che possono nascere in territori più ricchi del nostro che possono batterci 10-0. Il caposaldo di questo progetto sarà la nuova palestra paralimpica. È già finanziata, 500.000 euro il massimo possibile da un bando della regione, 250.000 dal Ministero dell'Istruzione, 200.000 dal Comune e ora si stanno cercando anche sponsor privati. Sarà costruita entro il 2020 qui al posto dell'ex bocciodromo per due motivi. Uno è che si trova all'interno di un parco pubblico che ha già degli impianti sportivi e che quindi completa quello che sarà l'offerta di questo luogo. E poi anche perché si trova adiacente alla scuola, la scuola che ha tutti gli ordini fino alle elementari, e questo è importante per due motivi. Uno perché servirà anche ai bambini della scuola e due perché in caso di calamità naturale
la palestra più questa scuola, che è molto recente, creano un'area di circa 2000 metri quadrati coperti antisismici, che per l'Appennino è una cosa abbastanza anomala, in quanto gli edifici nuovi normalmente negli ultimi 10-15 anni se ne sono visti pochi. Solo il primo passo di un'idea più grande, Bazzano punterà sulla posizione strategica tra le due province e sui primi contrafforti dell'Appennino e sull'essere facilmente raggiungibile dal casello di Campegine per diventare una sorta di Paralympic Valley, un punto di riferimento per praticare sport anche agonistico e vivere in modo accessibile un intero territorio. Chi sceglierà di fare sport agonistico avrà l'opportunità di andare in ritiro in una bellissima struttura come quella di Bazzano. Ci sono diverse formule che poi ovviamente oltre alla palestra valutano anche il fatto di poter avere una pista ciclabile per land bike, però il focus deve essere quello di rivitalizzare una zona e renderla completamente un centro sportivo dove i ritiri ad esempio di wheelchair basket, di sitting volley possono essere molto importanti per poi dare il via alla stagione sportiva agonistica. La palestra nuova arriverà più o meno in questa posizione qui e tutto questo altro spazio che oggi è verde sarà tutto scavato fino a circa 2 metri sotto in modo tale da costruire gli spogliatoi che rimarranno alla quota più o meno simile all'attuale e saranno ricoperti sopra di nuovo con il prato in modo tale che anche l'impatto ambientale e anche estetico sia il minore possibile, sia più gradevole possibile. Parliamo di interventi già sicuri, certi, le tempistiche fissate dal bando sono serrate. La palestra paralimpica sostituirà un edificio comunale in un'area, il Parco delle Due Lanterne, al centro di un processo di riqualificazione già avviato. Ogni cosa è pensata per essere utilizzata da tutti. C'erano situazioni di barriere architettoniche un po' dovunque. Anche il campo da tennis è stato rifatto proprio anche in previsione non soltanto degli sport che in paese si sviluppano, ma anche in previsione di ospitare questo centro sportivo. In più anche il parco giochi lo stiamo adibendo ad essere utile sia per i bambini ovviamente che non hanno nessuna disabilità, sia per i bambini che possono averne, perché se l'obiettivo è quello di ospitare delle famiglie e delle squadre, ovviamente deve esserci anche un minimo di servizio per il tempo libero. Abbiamo poi tolto le barriere architettoniche lungo strada, abbiamo fatto i percorsi protetti con i marciapiedi rialzati che prima non c'erano. Prima si era pensato sostanzialmente a mettere dei marciapiedi a raso terra che potessero essere utili per allargare un pochettino la sedia stradale, però non erano in sicurezza. In questo modo sono tutti stati messi al sicuro. Questo portico, oggi assolutamente inutilizzato, di proprietà del comune, diventerà appunto l'accesso diretto agli spogliatoi. Gli spogliatoi infatti avranno questa quota e quindi tutta la struttura della palestra, che è attualmente più alta di circa 2 metri o poco meno, verrà tutta abbassata in modo tale che non ci siano problemi e scomodità per gli atleti. Ecco il valore aggiunto. Per fare le cose fatte bene, il comune si è appoggiato all'ANMIC, la più importante realtà in Italia nella tutela delle persone con disabilità. Ha messo a disposizione professionisti e in rete varie associazioni e CIP affinché il progetto risultasse utile ed efficace nello sport e non solo. Anche solo lo sportello che è stato aperto all'AMNIC per la mediazione familiare ha l'obiettivo di portare i ragazzi a fare sport, ma nello stesso tempo, se non sono interessati a fare lo sport, riportarli a centri come On-Off, dove si può avere competenze digitali. Quindi il compito diventa sempre più, non era multimediale, diventa sempre più ampio e sempre più responsabilizzante. Per noi è assolutamente fondamentale che questo rapporto che abbiamo con ANMIC e con tutte le associazioni che gli ruotano attorno sia sempre di più stretto, perché la professionalità e la professionalizzazione delle nostre idee è fondamentale perché questo funzioni. Parrebbe una banalità, ma sappiamo bene che in Italia non sempre si chiede un parere esperto a chi competente lo è davvero, anche perché la palestra è solo il primo passo di una futura cittadella paralimpica che sorgerà in quel pezzo di paese che arriva fino al vicino Parco La Quercia e che è già collegato da percorsi protetti. Qui abbiamo già pensato insieme alle associazioni, in modo particolare con l'ANMIC, di creare qui una situazione estiva di eventi, per cui questa area ospiterà
per questi eventi diversi campi, quindi il campo da basket in carrozzina sulla pista da ballo, un campo da green volley in questo parco, un campo da bocce in questo campo e qui nel piazzalone pensavamo di fare un campo da hockey. E tutto questo dovrebbe portare la prossima estate a darci la possibilità di organizzare la festa degli sport paralimpici della provincia di Parma. Nella piazzetta ora usata per le feste del paese ci saranno anche una cucina e una sala polifunzionale. A differenza della palestra, in questo caso si stanno attendendo conferme per i finanziamenti a livello regionale, ma c'è ottimismo. Obiettivo massimo, fare tutto entro il 2020, anno di Parma Capitale Italiana della Cultura. La voglia è quella di dare veramente una chiave di lettura diversa. È ovvio che poi il Giappone con le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2020 è un obiettivo che ormai è dietro l'angolo, perché abbiamo visto Giulia Ghiretti vincere i mondiali, ma ci sono tanti altri atleti e tante altre atlete che tutt'oggi hanno iniziato e si stanno approcciando all'attività, quindi l'augurio è quello di portare più disabili a fare sport. Anche perché ci spiegano la richiesta di praticare sport è in continuo aumento. Molti ragazzi che purtroppo nell'ultimo anno hanno avuto degli incidenti, quindi hanno subito delle amputazioni con gli scooter, con le macchine in generale, con incidenti piuttosto gravi, hanno ridotto i tempi per iniziare a fare sport, quindi nell'arco già di 6 mesi si iniziano a fare attività sportive, mentre prima più o meno il tempo era un anno e mezzo. Senza dimenticare che sport significa socializzazione, inclusione e soprattutto autonomia. Il CIP, che proprio nel Parmense ha aperto un centro di avviamento allo sport e che di recente ha ricevuto la stella al merito del CONI, fa proprio dell'autonomia una parola chiave. Si sposta un po' tutto su non tanto lo sport ma l'autonomia, quindi trovare il lavoro per queste persone che hanno disabilità, le persone che hanno qualsiasi tipo di disabilità possono essere autonomi dal punto di vista lavorativo, che è un grosso obiettivo di AMNIS, e dal punto di vista sportivo, che è l'obiettivo primario di CIP. Il rapporto con l'AMNIS è frequente, l'associazione conta circa 4.000 iscritti, 100 volontari e servizi che vanno dalla sanità e welfare, dalla casa alla mobilità, dalla scuola al lavoro e al sostegno a progetti come quello di Bazzano. Qui l'obiettivo è andare oltre le strutture e creare un paese barriere free. Non può essere confinato questo ragionamento a un solo punto in tutto il paese, perché appunto l'obiettivo non è quello di fare degli eventi, gli eventi verranno pure fatti, ma l'obiettivo è quello di ospitare persone per giorni, e questo per noi è una grande risorsa, perché potrebbe anche servire per far ripartire la vita del paese, far ripartire il nostro albergo del paese che è chiuso da anni e che questo sta contribuendo a spegnere un po' quella fiammella che soltanto le associazioni locali stanno cercando di tenere acceso con grande fatica. Tutto passerà dall'eliminazione delle barriere architettoniche, da un'attenzione culturale che a Bazzano c'è già da anni, anche da esempi pratici nella vita di tutti i giorni. Io ho un bambino piccolo, il bambino piccolo quando va in un bar e c'è un calcio balilla vuole sempre giocare e sale su una sedia rischiando di cadere e fa con grande fatica ad essere utilizzato. Bene, allora ci hanno fatto presente che appunto ci sono anche i calciobalilla che utilizzano per i campionati per ragazzi disabili, che sono semplicemente più bassi. Quindi questo potrebbe essere un piccolo esempio per farti capire che qual è la filosofia che dovremmo adottare. I tempi sono stretti, ma la voglia di fare non manca per estendere in futuro il progetto anche alle altre frazioni. Del resto Bazzano significa anche Pieve Romanica, Museo della Civiltà Contadina, Osi Biologica, l'Anello dei Panorami, il sentiero dove camminò Petrarca. Luoghi che saranno accessibili da tutti, anche questi sono diritti da rendere esigibili. Siamo alla rubrica Chiudiamo in bellezza, che è dedicato, ormai avete avuto occasione di impararlo, alle good news, le famose buone notizie che ci sono anche a Parma e ci sono anche in materia di disabilità. Allora, in questa occasione parliamo di Fontanellato. Fontanellato è stato il primo paese, il primo comune in Emilia-Romagna a ricevere la bandiera
Lilla, che è il riconoscimento dato a quelle realtà particolarmente sensibili e particolarmente attenti in materia di accessibilità, di barriere architettoniche, ma anche di turismo accessibile. Fontanellato l'ha ricevuta e c'è stata, come vedete nelle nostre immagini, una visita speciale proprio a poche settimane dal riconoscimento, quella dell'ANMIC, una delegazione a livello nazionale, non solo parmigiano. L'ANMIC è la principale realtà in Italia di tutela delle persone con disabilità. C'è stato anche il presidente nazionale Nazaro Pagano, visitata la Rocca San Vitale, che è tutta completamente accessibile anche e soprattutto per chi è in carrozzina, e poi una visita nel paese. Davvero una bella notizia, perché proprio nel nostro territorio, vicino a Parma, c'è una realtà senza barriere, barriere free, come si dice di questi tempi, e che quindi può dare buon esempio, anche perché la bandiera Lilla serve anche per dare indicazioni ai comuni e sostegno ai comuni per la programmazione futura. Quando ci sarà un problema, ci sarà chi è pronto e sarà pronto a dare un aiuto, a dare dei consigli, anche come è stata in questo caso l'associazione ANMIC. Alla prossima puntata.